Paese in lenta crescita, disoccupazione che colpisce soprattutto i giovani, un mezzogiorno che necessita di maggiore attenzione per ripartire. È il quadro tratteggiato dal presidente dell'Istat Enrico Giovannini al termine della presentazione del rapporto annuale sul Paese nel 2010. L'Italia è uscita dalla recessione, è riuscita a evitare che la crisi economica diventasse crisi sociale e questo è un risultato molto importante, soprattutto guardando quello che sta succedendo in altri paesi. Ma è un paese più vulnerabile perché ha usato molte delle sue riserve per sostenere questa fase e quindi ha bisogno di ritrovare slancio, ha bisogno di rivedere una visione comune di futuro su cui investire tutte le risorse. Abbiamo tantissimi operatori in Italia, tantissime imprese, tantissime pubbliche amministrazioni. Ecco, se i vari soggetti non hanno una visione condivisa, rischiamo una frammentazione che non ci aiuta. In questo senso è importante che il Paese intero discuta di questi dati e altri dati, trovando proprio questa coesione della visione a lungo termine. Sul rapporto dell'Istat è intervenuto anche il presidente della Camera, Gianfranco Fini. Colpisce che mentre quasi la metà dei paesi dell'Unione Europea ha già raggiunto il target fissato nella strategia Europa 2020, target rappresentato dal 40% dei laureati, in Italia i giovani sembrano aver maturato una crescente sfiducia nell'istruzione secondaria superiore e nella formazione universitaria, quali strumenti che contribuiscono al raggiungimento di una piena realizzazione professionale. Il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi commenta i risultati emersi. La relazione descrive luci e ombre del paese. Mi fa piacere che tra le luci sottolinei in primo luogo la stabilità di finanza pubblica che è stata garantita in condizioni non facili per un paese che aveva accumulato un grande debito. Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta conclude. Il paese è un paese che non ha ancora risolto i propri problemi strutturali, che sono quelli dei tassi di occupazione, del dualismo nord e sud, dell'insufficiente lavoro delle donne, dell'insufficiente lavoro degli uomini. Dei giovani, e questa è la sua vulnerabilità.